Buonasera, benvenuti o bentornati sul canale YouTube SMC, il canale YouTube legato al gruppo Facebook Svapo e Musica Club. Venite a seguirci sui social, venite soprattutto a cercare la musica su Spotify. Vedete che è bello, ci mettete il cuoricino, ci mettete anche tutta la musica che vi piace, così diventa più musica c'è, ovviamente più divertente. Stavo già svapando quello di cui si parlerà questa sera. Io credo che questa sera sarà un video abbastanza breve. Affrontiamo la questione Poddone. La premessa è che non c'entra niente con accadimenti, eccetera. È semplicemente che io trovo giusto che nel canale ci siano dei prodotti che comunque hanno un significato nel mondo dello svapo e secondo me, a prescindere da alcune scelte, un liquido del santone dello svapo ha un significato, ha un valore. È una pietra del mondo dello svapo italiano. Generalmente i gusti di Matteo a me piacciono abbastanza. A me sono piaciuti diversi dei suoi aromi, anche qualcuno un po', come si dice, un po' contraddittorio. Ok, io invece l'ho trovato valido. Ripeto, il video sarà breve perché onestamente ha un carattere molto chiaro, molto evidente. Ragazzi, nasce per questa roba qui, ok? Questa roba qui, dove intendo, nasce per tutta una questione, diciamo, entry level. Quindi magari quelli che sono i supporti super tecnologici, high-end o non high-end, non mi interessa. Magari non sono esattamente il suo campo. Io questa sera vi voglio raccontare le mie sensazioni su tre supporti. Un BF da 16, il Viper X, Wenax di Geek Vape, di cui farò il video a brevissimo, e il mio amato Armor. Perché? Perché in single coil? Perché questo è un liquido che va benissimo anche da flavor piuttosto che di polmone. Questo è un tabaccoso, ok? Sintetico, del genere tabacco sintetico. Dove con genere tabacco sintetico intendo quei tabacchi che in realtà non hanno granché di tabacco reale, ma hanno quel tipo di sentore di tabacco all'americana. Io di solito cerco di spiegarvela└└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 ││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 └└└└└└└└└└└└└└└└└││└└││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 └└└││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 └││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 README││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 
spiegarvela mi è una parola grossa, cerco di dirvela in questa maniera qua, cioè quel sentore tobaccoso, ok, che amano così gli americani. Sentite, io comincio da qui, ma perché c'è un motivo semplice. Ah, chiedo scusa. Vabbè, sulla cosa, sul packaging, eccetera, dubito che ci siano tanti che hanno da insegnare a Enjoy Svapo e al Santore dello Svapo. Boccia da 60 ml con i 20 ml da riempire a... da riempire a 60, appunto, con o senza nicotina. Sostanzialmente ci dovete aggiungere 40 ml di PG o VG o in base a quello che volete fare per farvi i 60 ml. Cercate un calcolatore e vi trovate cosa dovete fare, per se lo volete 70-30, 60-40, 50-50, eccetera eccetera eccetera. Vi dico la verità, molto spesso io finisco per metterci dentro 40 ml di base 50-50, quindi mi esce leggermente squilibrato, ma non ha importanza. Un po' più di vapore, un po' meno di sapore, non è un grosso problema. Lo svapo qui, non ho idea, cioè, l'ho svapato, eccetera, eccetera. Quindi io vi dico quello che sento, ok? Non vi dirò.
Direi che Matteo è stato un profondo amante del Messico, l'ha dichiarato più di una volta e diciamo che se l'è rifatto. Secondo me, diciamo aromatizzandolo. Io non vorrei farne una questione di migliorandolo o, ma semplicemente modificandolo, nel senso dandogli un'aromatizzazione. Mi sembra ci sia, anzi, diciamo che la nota di liquirizia finale che io amo, ok? Che è probabilmente il motivo per cui questo aroma mi piace. Non è dei miei gusti, ok? Non è un liquido che io svaperò di continuo, eccetera, eccetera, ma è un liquido molto buono, e che sicuramente avrà molto successo perché è un liquido facile. E non entro nel merito del facile in quanto ha poca aromaticità, eccetera. No, ma è facile nel senso che è molto facile che incontri i gusti della gente. Ovviamente, il Santone dello Svapo, che comunque da diverso tempo ha scelto una sua strada, ed è una strada che io, tra l'altro, approvo anche, cioè quella di puntare sulla grande massa del vaping, che è quella dell'entry level o del comunque prodotto di grande scala. Chi poi si lamenta, ma è un marchettaro perché fa cinesate. No, perché il mercato vero è fatto di quella roba lì, non è fatta delle, usiamo la parola, chicche speciali di cui si parla ogni tanto nei salotti buoni. Ok, non questo, mi raccomando, parlo di altri salotti buoni, questo è tutto tranne che un salotto e soprattutto buono, voglio dire. Lui ha fatto una scelta per destinare, ed è giusto, ok? Secondo me la strada è quella corretta, quella scelta da Matteo. Poi magari non sempre io sono d'accordo con i suoi sul come percorre quella strada, ma in realtà magari anche se uno vuole essere provocatorio, cosa, eccetera. La sua strada è la sua, sono cazzi suoi di come decide di volersi comportare, voglio dire. Io ho un'altra età rispetto a lui e quindi magari mi aspetterei che, ma non mi interessa, credo che invece la strada scelta, quella, quindi quella di essere il faro dell'entry level, secondo me ha fatto benissimo e qui lui ha vinto tutto perché questo è, a mio parere, a mio modestissimo parere, e solo ed esclusivamente come gusto personale, va bene, il più buon liquido entry level che io abbia mai assaggiato. Tenuto conto del fatto che io per tanto tempo ho svapato menta, ok? Ci mettevo dentro il calliope, tanto per essere chiari, chi non lo dovesse sapere, quindi veniva fuori un liquido alla menta, cioè io svapavo menta. Poi un giorno mi è venuta voglia dei tabacchi, ma sono passato direttamente agli organici. Quindi tutto questo, quello che è roba entry level, sette foglie, appunto Messico, il Booms, le cose, c'è cioè il cubano, tutte queste cose qua sono robe che a me non piacciono, non mi sono mai piaciute e non ho fatto il passaggio attraverso quella roba. Però ne ho assaggiata diversa perché il motivo per cui sono qua a fare questa cosa è che a me piace assaggiare più che posso. Compro, butto, regalo più che butto via tanta roba perché compro tanta roba e la assaggio. Questo è un liquido entry level ai limiti della perfezione. È il Messico, ok? Leggermente aromatizzato. Allora, facciamo così, anzi, torno su questa parola. Aromatizzato alla liquirizia alla fine. Ma durante la svapata c'è una nota dolciastra che assomiglia, non lo so, caramello, assomiglia, io non la sentirei vaniglia, burro, no, latte no, miele no, sicuramente. Comunque c'è una nota dolce, ok, cremosa, dove però cremosa, non vivetelo come crema, ma ragionatelo proprio come nota cremosa, va bene, che
Arrotonda molto. Arrotonda molto un sentore tabaccoso che resta anch'esso dolciastro, ok? Ma con una sensazione che ogni tanto ho cercato di trasferirvi, ma che è complicato trasferirvi come sensazione, ovviamente, che è questa dolcezza leggermente asciutta. Dunque, questo è un prodotto credo completamente chimico, ok? E nei tabacchi che io che a me possono venire in mente, che possano assomigliare alla cosa, ci sono un latakia per dare leggermente forza, dove intendo solo forza, mi raccomando, perché io non ci sento speziatura, non ci, solo forza, solo leggermente forza, va bene? E un Virginia che invece è la parte asciutto paglierina, ok? Che ricorda, che dà un piccolo ricordo alla sigaretta. Per me nasce e muore per prodotti di questo genere, dove prodotti con questo genere intendo un Just Fog, questo è un all-in-one, non è una pod, ok? Ricordatevi questa di cui parleremo, ripeto, è un all-in-one, non è una pod, va bene? Quindi, sì, perfetto. Quindi, è un prodotto con un tank e una coil prefatta. Rende molto bene qui dentro, molto molto bene. Questo prodotto è un prodotto che sto incominciando a utilizzare da qualche giorno, da un paio di giorni, e mi sta piacendo parecchio, proprio parecchio, parecchio, parecchio. Stavo dicendo, nasce per questi prodotti qua, nasce per questo, per il Just Fog, nasce per il Nautilus, nasce per le coil appunto del Nautilus da mettere dove volete, nasce appunto per una Minifit, nasce per come si chiama, per l'Aegis Ego di questa, se vi piace un tiro più aperto rispetto a questa, perché questa è comunque Jig Vape ed è il passaggio successivo rispetto all'Aegis Pod, va bene? Perché è una forma più. E perché il tiro è volendo automatico. Nasce per questo. Ma io voglio assaggiarvela anche sul Viper X. Ed è buonissimo sul Viper X. Sul Viper X prende alcune note che io lì dentro non sento. Dirò una cazzata. Ma la dico perché la sento, va bene? Prende un leggero sentore leggermente di mandorla. Vorrei quasi dirvi di mandorla di quelle con lo zucchero attorno, mandorla. Orca miseria, del croccante, ok? Del croccante delle sagre, delle giostre, va bene? Ecco, prende quel sentore, ecco, facciamo così, diciamo che quel sentore prima che mi sembrava appunto burro, crema, dolce, ok? Qui prende un sentore leggermente mandorlato, dolce mandorlato, ok? Come se ci fosse, insisto, il croccante alle mandorle addolcire questi tabacchi così asciutti con questa chiusura che per me è indubbiamente liquirizia, ok? Per me, mi raccomando, non sto dicendo. E faccio un paio di tiri anche sull'Armor in Flavor. Rido perché, cazzo, qua forse piace anche a me sfafarlo. Sembrerà strano, perde di aromaticità qua, cioè perde molta forza del sapore così tobaccoso, ripeto, di cui parlavo prima, mentre esce molto la nota liquiriziosa, ripeto, sempre che sia liquirizia, magari poi invece è qualcosa che è complessa, ma che comunque abbia un po' di liquirizia. Io
Onestamente la liquirizia ce la sento proprio chiara, 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 ok? Ecco, anche qui sento chiara, chiara la liquirizia, ma sento una liquirizia do... Qua mi viene in mente una roba tipo le caramelle, quelle creme mue liquirizia, le Elac, ok? Con una nota tostata di sottofondo, ok? Che sono il tabacco, ma diciamo una Elac con una Elac tostata, tanto per fare un esempio. Ripeto, pensavo di andare più corto, ma invece abbiamo chiacchierato anche un po' di altro e quindi siamo andati un po' lunghi, poi ho fatto vedere. Qui è buonissimo, diventa una sorta di mousse alla liquirizia tostata. Qui diventa una sorta di mousse alla liquirizia tostata, ok? Una liquirizia dolciastra tostata. Ripeto, quella tostatura è teorica, è la nota di tabacco, ok? Chiedo scusa, all'americana, ripeto, come sono abituato a dire. Insisto che il suo posto sono sistemi tipo questo. Questo come liquidi, per i liquidi, queste cose qua, per i liquidi di questo genere, ovviamente il liquido, ragazzi, è trasparente, cioè il liquido è trasparente, quindi sporca niente, non so se lo vedete, il liquido è proprio trasparente, ok? Non ho nicotina, ragazzi, quindi non preoccupatevi. Quindi sporcare non sporca, cioè... Spero che sia chiaro. Non posso dire che è del mio gusto, ok? Non posso dire che è del mio gusto, nel senso che non è il liquido che a me svolterà la vita. Però potrà svoltare decisamente la vita a tante persone che cominciano. E quindi. Per me Santone ci ha beccato di brutto, ma proprio di brutto, 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 come si suol dire. E niente, per gli entry level, secondo me. Allora, io penso che. No, forse no. Potrebbe anche starci, perché ragazzi sto pensando insieme a voi, io non faccio gran ragionamenti prima di fare. Sicuramente, ripeto, non è del mio gusto, però io onestamente di chimico di questo genere non svapo praticamente niente, ok? Però ammetto che probabilmente per gli amanti di un certo tipo di tabacco chimico, anche vapor... esperti, maturi, anche magari evoluti, dove con evoluti, e non è necessario che tutti lo diventino, mi raccomando, intendo dire chi comunque ha cominciato a svapare altri tipi di liquidi, chi ha cominciato a rigenerare, chi ha cominciato a fare eccetera, probabilmente potrebbe piacere anche quello, perché questa nota così buona, onestamente, appunto, di liquirizia cremosa, ok? In effetti potrebbe piacere a diverse persone, quindi liquirizia cremosa tostata, insisto ancora un'altra volta. Cioè, ripeto ragazzi, l'aroma è questa liquirizia dolce, ok? Cremosa più che dolce la liquirizia, quindi direi una mousse, ripeto come ho detto prima, di liquirizia leggermente tostata. Forse anche un po' più che leggermente tostatina, ok? Un po' di più che leggermente tostata, tostatina. È buono, ripeto, non è il mio gusto, va bene? Mi piacerebbe tanto che fosse chiaro cosa intendo dire. E non c'è un sottofondo del tipo fa cagare, ma voglio dire che è buono. Non devo, perché non devo proprio niente. A, perché l'ho comprato, ma anche se me l'avessero regalato, non mi interesserebbe dover dire proprio niente. È che onestamente non mi va di dire che non è buono, perché è molto buono, ma non è del mio gusto. Ok? E riconosco essere molto buono. Riconosco essere
Il liquido, ripeto, entry level, perfetto, veramente perfetto. E basta, penso che ci abbia decisamente beccato, Matteo. Penso che ci abbia decisamente beccato. Ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi, mettete like, mettete dislike, mettete quello che vi pare. Ciao, ciao, ciao.